Allora, accomodatevi per favore. Un attimo, un secondo ancora. Un attimo, se il buon Paolo Ruscitto sì. Avete sempre ragione. Sì, immagino che spettacolo. Se la nostra bella. Possiamo? Prego. Cristian, ci racconti quest'ultima settimana, la settimana che va dal 31 praticamente ad oggi. Perché? Ma è stata. Questa settimana è stata, diciamo. Ho sperato fino alla fine comunque di ritornare qui, ce l'abbiamo fatta, di questo anche voglio ringraziare comunque prima di tutto il mister, il direttore, che la società che mi ha voluto a tutti i costi. Poi dopo questo esordio sono ancora molto più contento, sono contento perché soprattutto per aver regalato diciamo un momento di felicità, diciamo, a questa tifoseria, a questa società e a questa squadra e soprattutto anche a me stesso. Che cosa ti ha detto Bisoli se vi siete sentiti dopo e che cosa ti ha detto poi un po'? No, con Bisoli, vabbè, l'ho chiamato prima di venire qui a Bari e l'ho ringraziato per tutto il tempo trascorso insieme a lui perché, diciamo, mi ha dato tanto anche a livello calcistico e di questo lo voglio ringraziare. Ringraziare lui, come io voglio ringraziare il Vicenza Calcio e la squadra. Con Antonio invece? No, il mister mi ha chiamato che niente, per portarmi qui a tutti i costi, ha detto mi raccomando di non firmare con nessuno perché ti voglio qui a Bari. Sì, è un ritorno da sogno in pratica. Sì, sì, il ritorno per me beh, non è nuovo, diciamo, perché comunque, come voi sapete, ci ho fatto diciamo una vita qua, è stato sì un esordio da sogno perché segnare proprio all'esordio con la mia ex squadra che mi dispiace, per me è sempre un'emozione indescrivibile segnare a San Nicola. Senti, ci racconti un po' come è andato, per esempio dopo che hai segnato sembrava non volessi esultare, poi sono venuto la curva. Sì, vabbè, sì, è stata una cosa istintiva, però non volevo esultare, anzi non ho esultato perché per rispetto giustamente di tutto la tifoseria del Vicenza, perché ho passato un anno e mezzo diciamo bellissimo lì, sono stato bene e niente, era giusto che non esultassi. A fine gara tu e Rajčević vi siete trattenuti qualche minuto con il capitano del Vicenza? Sì, sì, no, vabbè, ci stavamo scambiando dei complimenti e poi siamo andati sotto la curva come giusto che sia, a salutarli. Senti, che Galano torna? È un Galano sicuramente più voglioso di prima, spero anche più forte di prima, perché è stato, l'ho voluto a tutti i costi questo ritorno, ora dipende soltanto da me, nel senso ora sto bene anche sia fisicamente che mentalmente, ripeto, in quest'anno e mezzo sono cresciuto tantissimo. Anche cioè, calcisticamente sono cresciuto tanto, sono maturato tanto e quindi ora voglio dare un apporto importante per arrivare almeno diciamo, per portare questa squadra ai playoff. Ecco, che ti manca l'ultimo salto, no? Cioè, le tue potenzialità, secondo me tu non li hai tirate fuori tutte, non c'è, cioè, tu secondo me. Sì, no, è vero, io posso fare, no, questo sicuramente, non lo metto in dubbio, questo posso fare di più, questo assolutamente. Mi manca un po', sì, sì, no, ma avete ragione, mi manca un po' di continuità, quella che non è che non ho mai avuto, che mi manca, però che posso, sono convinto che stando bene posso. E questo può essere la. Io lo spero tanto. Ripeto, sto bene, ora
ho questa testa, il mio obiettivo di fare soltanto bene. Senti, indossi la maglia del Bari ormai da tanti anni. Pensi che questo sia un anno diverso per il Bari rispetto a quelli che hai vissuto in precedenza? Beh, un anno diverso sicuramente, perché sono cambiati quest'anno e mezzo che ho potuto vedere, sono cambiati tanti giocatori, la società è cambiata e quindi è cambiato tanto. È una squadra sicuramente che ho potuto notare fortissima. Ripeto, ora dipende soltanto da noi, perché la squadra c'è. Niente, quello che posso dire, la squadra c'è, dipende soltanto da noi ora. Basta. Cristian, quando sei andato via c'è stata qualche piccola incomprensione con la piazza, invece al tuo ritorno c'è stata per il 99% una grandissima euforia, soprattutto si poteva notare sui social. Tu che tipo di rapporto hai avuto anche magari via social, via internet? No, tifosi, anzi, tifosi, quando... il vero tifoso, anzi, mi ha sempre sostenuto, mi ha capito. Anzi, io ripeto, non voglio tornare a quello che è successo quell'anno lì, non mi va di parlare perché ormai è passato. Sono qui per... sono tornato con grande voglia per dare giustamente grandissime soddisfazioni a questi tifosi che mi hanno sempre comunque portato in alto. Cioè, e io voglio ricambiarli. Tanti, dico la verità, tanti, però non riesco a leggerli tutti, però tanti, facciamo tanti di sostegno. Ma sinceramente io no, non è che non ci speravo, però fino alla fine mi dicevano di andare, perché c'era il Carpi, c'era, come avete visto, c'era il Parma, anche il Foggia, però non, diciamo che Foggia e Parma, diciamo, non volevo andare perché non volevo magari scendere di categoria, due piazze importantissime. Però non volevo scendere di categoria, volevo mantenere la categoria. Poi c'era il Carpi e poi all'ultimo ho avuto queste chiamate, che c'era questa possibilità di ritornare a Bari, e ho detto certo, accetto subito e vengo anche a piedi. Cristian, non per tornare sull'argomento, però c'è giusto anche una questione di chiarezza nei confronti dei tifosi, perché in occasione del tuo addio si disse Calano e Caputo hanno rifiutato di scendere in campo in Coppa Italia. Cioè, non è che non voglio spiegare, è che non mi va di parlare del passato, io non voglio parlare, ormai è una cosa finita. Cioè, per me, io sono ritornato qua perché so che questa piazza ha capito quel momento là, so che mi vuole bene, quindi non mi va sinceramente di parlare del passato. Domenico? Non mi interessa. La prossima sfida, visto che già tempo di pensare al calcio giocato, è cosa c'è sempre, una trasferta ostica, ma che forse può dire qualcosa in più sul percorso di crescita. Sì, no, ora ci voleva questa vittoria perché io purtroppo non ho potuto vivere questi mesi con la squadra perché sono appena arrivato, però sapevo che c'era qualche problemino, ora questa vittoria qua sicuramente ci dà morale. Andremo a Cesena, ci affronteremo una squadra comunque che sta in grande forma. L'ho visto con la Coppa Italia, con la Roma, e l'ho vista ora con il Carpi che hanno vinto. Stanno bene. Noi ora la squadra è abbastanza nuova, giustamente ci vorrà un po' di tempo per essere tutti uniti, per capire, diciamo, quello che vuole il mister. Però dall'altra parte il tempo si restringe perché mancano 18 partite. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più per se vogliamo fare qualcosa di importante. Altre domande? Sì, è stato importante il fatto che dovessi comunque collegare sentimentale con la ragazza di Bari più del tuo ritorno. No, non è quello assolutamente il problema, perché anche. Anzi, lei stava con me a Vicenza, quindi non è assolutamente quello il problema della ragazza, assolutamente. No, sono venuto qua perché voglio riprendere quello che abbiamo lasciato in questi anni. E speriamo di...
No, no, ma non è assolutamente quello il problema. Paolo? Cristian, il ministro ha speso parole importanti perché ha detto ho consumato di sms il cellulare di Sean Sogliano. No, è vero, perché ripeto, ma mi ha chiamato tante volte anche a me. Niente, lo ringrazio, ora voglio ripagargli la fiducia che mi ha dato. Dal punto di vista tecnico e tattico, no? Il tuo modo di giocare si sposa in teoria molto bene con la filosofia calcistica di Stefano Corradino, questo ti può agevolare? Sì, assolutamente, il mister, beh, abbiamo visto, gioca non so, 4-3-3, posso fare la seconda punta tranquillamente come ho fatto a Vicenza, però vabbè, il mio ruolo naturale, lo sapete, è l'esterno. Quindi ci metterò tutto l'impegno possibile, questo lo posso assicurare. Questa abbondanza in rosa fa bene, penso che fa bene. Più giocatori di qualità abbiamo, più giocatori forti, meglio è per noi. Ognuno comunque deve dare, si deve allenare bene, si deve impegnare bene, perché se vogliamo, diciamo, raggiungere, come ho detto prima, qualcosa di importante, tutti dobbiamo andare la stessa direzione. Visto che è un ventito, meglio a destra. Come? Visto che è un ventito, meglio settati da destra o anche a sinistra, diciamo? Vabbè, lo sapete, per me la posizione naturale preferisco sempre meglio a destra. Poi se nell'eventualità c'è bisogno che devo giocare a sinistra oppure seconda punta, oppure prima punta, lo faccio, non è un problema. Però la mia posizione naturale è a destra. Nell'ultima gara si è verificata una situazione un po' strana, no? Gol del Vicenza, assist di un ex, gol di un ex. Nel tuo caso assist di un ex e gol di un ex. Come l'avranno presa nella squadra? Sono problemi loro, a me non interessa il Giamelli, ma a me mi interessa la squadra, mi interessa che abbiamo portato a casa i tre punti. Dispiace la mia ex, ma questo è il nostro mestiere. Poi io con Rajčević ci conosciamo, diciamo, a memoria. In quell'occasione del gol mi aveva visto con la coda dell'occhio, gli ho detto di passarmi la palla e ci ho pensato due volte, ho calciato, ho fatto gol. Può essere un partner ideale in attacco per te, Rajčević? Ma ripeto, a Vicenza ci ho giocato quasi sempre insieme e mi sono trovato sempre bene. Comunque una prima punta, come avete visto, abbastanza fisicamente forte, fa salire la squadra e per noi è molto importante. Come giocatore non lo so, se no non riesco a paragonarlo a qualcuno, cioè, comunque lui è abbastanza un giocatore che magari deve stare più in aria che, diciamo, che fuori, è abbastanza comunque pesante per il suo fisico, quindi è uno più di area di rigore, secondo me. Claudia? Però è forte. Di Rajčević, durante la conferenza stampa di presentazione lui ha detto sono venuto a Bari anche perché c'è stato Galano che mi ha fatto una testa così su Bari. No, vabbè, all'inizio anno quando sono arrivato a Vicenza praticamente ho condiviso tante cose, il primo che ho conosciuto è stato lui e di lì è nata un'amicizia sia dentro che fuori dal campo e gli ho raccontato un po' di cose qui, specialmente di quella stagione. Abbiamo fatto 60.000 allo stadio, ho fatto un po' di gol e queste cose qua. E lui è rimasto comunque impressionato da questa cosa qui e poi quando ha avuto questa chiamata alla Bari non ci ho pensato due volte a venire qui. Ecco, a proposito di questo, Cristian, è come se tu avessi lasciato un conto in sospeso, no? In riferimento a quelle ultime settimane. Tu sei un esperto, no? In campo di rimonta. Che può fare quest'anno a ripetere magari con un finale diverso quella stagione? Vabbè, siamo lì, siamo a due punti dei playoff. Ripeto, un punto, scusa. Ripeto, la squadra comunque è abbastanza nuova, cioè tutta quasi nuova. Ora dipende soltanto da noi, dal mister. Come fare non lo so, come raggiungere, però di certo dobbiamo stare tranquilli. Sapere che delle nostre potenzialità, perché la squadra è fortissima, ripeto, la squadra è veramente forte. Ora dipende soltanto da noi. Non posso dire come fare, perché quella stagione là è stata una stagione, penso che non so se si ripeterà più.
quindi niente, speriamo di ripeterci anche quest'anno, lo speriamo tutti. Vabbè, non c'è bisogno che li presento io, quindi si presentano da soli. Sono giocatori di un'altra categoria, giocatori che comunque è facile anche dialogare. Specialmente per me è molto importante avere dei giocatori così in squadra. Claudia? Sì, Cristian, l'ultima cosa da parte mia, una curiosità. In questa settimana, che dovrebbe essere una delle più belle della tua vita, c'è anche il Foggia che è tornato in testa alla classifica, eh? No, il Foggia, sì, lo so, ho visto, sono primi in classifica, gli auguro tutte le fortune di questo mondo, perché comunque è la mia città dove sono nato, gli auguro di ritornare in Serie B, dove è il calcio che conta, diciamo. Va bene a tutti, grazie a tutti.